Sì, loro hanno iniziato fin da subito a metterla sul piano fisico. Fin dall'inizio sono stati dominanti. Siamo riusciti a contenerli bene nei primi 20 minuti, fino al 17-3. Eravamo anche in zona d'attacco. Poi, sì, ovviamente il cartellino rosso. Non vuole essere un alibi, ci hanno un po' tagliato le gambe. Dopo loro fisicamente sono riusciti ad essere ancora più dominanti e hanno preso il largo. C'è rammarico ovviamente perché potevamo fare sicuramente una partita con più consistenza, anche se ovviamente abbiamo lottato fino in fondo, ma ovviamente oggi il Sudafrica era di un livello superiore e accettiamo il verdetto del campo. Forse uno scoglio ancora più difficile che sono gli All Blacks, la migliore squadra del mondo. Ci prenderemo in settimana per ovviamente dare il massimo, sappiamo che la sfida è durissima, ma non vogliamo lasciare niente, vogliamo lasciare tutto sul campo, quindi ci proveremo al massimo come sempre e accettiamo la sfida, anzi siamo ansiosi di scendere in campo e alla fine di fare una grande partita, ecco. È giusto che dopo un mondiale aprire un nuovo ciclo con nuovi giocatori giovani di interesse nazionale, ce ne sono tanti a Treviso, alle Zebre, quindi è giusto anche far spazio agli altri e adesso rimango concentrato su Nuova Zelanda, poi farò le mie valutazioni. Sono contento di essere qua al Mondiale. Chiaramente oggi sono molto deluso perché mi aspettavo una partita totalmente diversa. Pensavamo sicuramente di essere più performanti. Analizzeremo bene quello che è stato e cercheremo di essere molto più pronti, molto più fisici con gli All Blacks.